Buongiorno a tutti, questo è il primo di una serie di video che riguarda le mie routine pulizie giornaliera settimanale, mensile e stagionale. Iniziamo appunto con la mia routine giornaliera, facendovi vedere cosa di solito faccio tassativamente ogni giorno. Dopo aver arieggiato le stanze, inizio la mia routine facendo i letti, una mezz'oretta dopo che ho aperto le finestre, in modo che anche le lenzuola prendano aria. Last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. Purtroppo molte volte a causa della fretta usiamo questo porta abiti come armadio e mi tocca mettere tutto a posto selezionando la roba da lavare. I don't have no time to waste, I'm trying to come back to you because now I see. We were meant to be. Where are you now? Heard you live far away, but just tell me where and I'll come see ya. 'Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. È giunta la fase del fare il giro della casa rimettendo al loro posto le cose lasciate in giro. Acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have my time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Naturalmente i piatti da lavare non mancano mai e la pulizia della cucina in generale è uno step obbligatorio. Thank you.
sistemo la zona salone e, dato che le mie bimbe mangiano i loro biscotti la mattina sedute sul divano, passo l'aspirapolvere per pulirlo dalle briciole. Dopodiché lo passo in tutta la casa. Questa è una tappa obbligatoria perché ho un pavimento molto chiaro. Ora permet di organizzare il pranzo, preparando qualcosa che rimanga anche la sera, dato che per oggi ho il turno serale al lavoro. Infatti preparo una bella insalata che mangerò la sera accompagnata da una fettina. Per pranzo ho aggiunto una spaghettata con sugo al tonno.
vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e vi invito a iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti e supportare la crescita del canale. Vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!